Nella nostra seconda puntata di Target andiamo direttamente nel cuore di Marunouchi, il quartiere finanziario per eccellenza di Tokyo. Per comprendere meglio come si svolge il lavoro delle aziende straniere situate in questo quartiere, abbiamo incontrato Yan. È il direttore della filiale giapponese di Shekko, una società europea che sta cercando di accelerare l'introduzione da parte del mercato dei refrigeranti naturali. Un ottimo modo per iniziare la giornata di lavoro. Siamo molto fortunati, abbiamo quasi sempre bel tempo a Tokyo, anche in inverno. Fa bene un po' d'aria fresca prima di iniziare una giornata impegnativa. Giusto il tempo per un cambio d'abito e Yan ha una riunione con uno dei suoi soci appena arrivato da Bruxelles. I nostri due manager si preparano per la convention sui refrigeranti naturali, dove sono stati invitati i più importanti operatori del settore. È un nome molto conosciuto in Giappone, si dice Marunouchi, tutti sanno cos'è. Questo contribuisce a creare maggiore credibilità a una piccola azienda. Un evento molto importante per Yan, che ha lavorato 8 mesi per preparare questa convention. 200 gli invitati presenti. Nel complesso è stato un successo e il feedback che abbiamo ricevuto dai clienti è molto positivo. Sono veramente soddisfatto. E soddisfatti anche i partecipanti, molti rappresentanti di grandi aziende. Sono clienti giapponesi ma anche europei, americani e asiatici, tutti insieme in un unico luogo. Una grande opportunità per mostrare i nostri prodotti. Questo è il motivo per cui siamo qui. La Shekko ha aperto la sua filiale a Marunouchi 3 anni fa. Al suo arrivo Yan si è subito inserito nel business club gestito dai promotori del quartiere. Iper spazi di lavoro funzionali dove si organizzano parecchi eventi. Dopo Yan incontriamo Naoto Aiba, colui che ha contribuito a migliorare la qualità di questo quartiere, attirando l'attenzione di aziende giapponesi e straniere. A volte è difficile stabilire partnership qui. Ecco perché abbiamo creato una rete di collegamenti tra aziende. 4.000 aziende di tutte le dimensioni si trovano proprio qui nel quartiere di Marunouchi e 92 di queste ogni anno producono il 10% del PIL giapponese. Nessun'altra zona di Tokyo attira così tanti imprenditori e non parliamo solo di multinazionali o di grandi società, ma anche di piccole e medie imprese. Abbiamo bisogno di nuova linfa, per questo siamo aperti anche alle start-up che permettono di creare sinergie con le grandi aziende. L'obiettivo di Marunouchi è crescere, continuare ad espandersi e continuare ad essere il cuore finanziario del Giappone.